Novas, settimanale di informazione della Regione Autonoma della Sardegna. Forum Agenda Urbana, piglialo ad Amsterdam, riconoscere il peso decisionale degli enti locali. Quasi 3.000 visitatori per l'apertura dell'ex manifattura tabacchi, la fabbrica diventa casa della creatività. Piglialo visita l'Istituto Comprensivo di Sestu, esempio di scuola vivace e moderna. La Film Commission promuove l'immagine dell'isola nelle sale 3 film sostenuti dall'organismo regionale. Città e regioni protagoniste per costruire un'Europa più vicina alle reali esigenze dei territori. È stato questo il centro dei lavori del forum sull'agenda urbana organizzato ad Amsterdam dal Comitato Europeo delle Regioni. L'iniziativa, che ha coinvolto esponenti degli enti locali e regionali, delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri, si è svolta in parallelo alla riunione dei rappresentanti dei governi, che ha portato alla firma del Patto di Amsterdam, il primo importante passo per riconoscere il peso della governance locale nel processo decisionale europeo. Francesco Pigliaru, nel duplice ruolo di presidente della Commissione ENVE del Comitato e di presidente della Regione Sardegna, ha portato al forum la voce dei territori sul fronte dell'ambiente, dell'energia e della lotta ai cambiamenti climatici. Nel confronto delle buone pratiche, poi, il presidente Pigliaru ha illustrato le politiche portate avanti in Sardegna dalla Giunta regionale, mirate a sostenere lo sviluppo delle città medie e dei piccoli centri, favorendo la creazione di reti e unioni. Ad ospitare i lavori, il suggestivo scenario del Westergas Fabriek, l'antica fabbrica del gas della città olandese, oggi trasformata in centro di creatività e cultura. Le regioni sono fatte di tante città, la Sardegna è un esempio perfetto, la Sardegna è fatta di tante piccole realtà urbane che vanno messe in rete, le regioni hanno un ruolo molto molto importante, di questo si sta discutendo, l'equilibrio tra città tendenzialmente grandi e aree urbane che devono trovare appunto un loro equilibrio, non devono essere fagocitate dalle città. Le buone pratiche nel caso specifico che ci riguarda fanno riferimento soprattutto alla creazione di lavori verdi, di nuovo molto lavoro innovativo, la mobilità delle persone per esempio, mobilità che deve essere sostenibile, che deve essere a prezzi bassi e deve essere poco inquinante, la produzione di energia che è un grande tema per la nostra regione in particolare, ma sta diventando un grande tema ovunque, non avere grandi centrali che producono energia per tutto il territorio, ma avere anche piccole luoghi nei quali attraverso quelle che si chiamano smart grid, attraverso l'uso intelligente della gestione della produzione e del consumo di energia, consentono oggi appunto di decentrare molto. Abbiamo lanciato l'idea di fare distretti energetici in cui per esempio la produzione rinnovabile non vada a ingrassare le tasche di qualche speculatore che conosce bene il mercato di energia, ma produzione rinnovabile che vada per creare benessere dei cittadini, delle persone che magari vivono vicine a dove l'energia viene prodotta. Quasi 3.000 persone hanno visitato i cortili e le sale interne dell'ex manifattura tabacchi a Cagliari nei 2 giorni di apertura al pubblico voluta dalla regione. Oltre ai percorsi guidati c'erano i laboratori per i bambini e l'omaggio a Pinuccio Sciola attraverso il documentario del regista Raffaello Fusaro. Nei giorni della rinascita c'erano anche gli ex operai della fabbrica dei sigari, emozioni e ricordi. Lo stabilimento è stato, per chi ci ha lavorato, un microcosmo familiare di rapporti consolidati, solidarietà e reciproca assistenza. Sono stato subito adottato dalle donne della manifattura. Ho avuto una seconda mamma, che si chiamava Piredda, la quale mi accudiva in tutto, era di una gentilezza che uno non ci crede. Nella prima giornata il presidente della regione Francesco Pigliaru e il sindaco di Cagliari Massimo Zedda hanno accolto i visitatori. Nelle sale la storia di uno stabilimento che è stato fiorente luogo di produzione e che diventerà fabbrica della creatività, in cui cultura, arte e nuove tecnologie dovranno dialogare e integrarsi. Intanto nei giorni scorsi operatori culturali, creativi, rappresentanti di imprese e start-up impegnate nel campo della ricerca e dell'innovazione si sono confrontati con la giunta regionale per cominciare a delineare il futuro dell'ex manifattura. Il fatto che sia stato restituito e che venga restituito speriamo presto alla città e quindi che sia uno spazio che possa essere realmente partecipato dai cittadini è sicuramente un elemento molto positivo. È fondamentale, recuperata nella sua struttura, adesso sarà importante capire poi come riattivare una nuova fabbrica di creatività e anche di nuove economie.
Una scuola vivace a servizio delle potenzialità e della creatività dei ragazzi, un nuovo approccio didattico, metodologie di insegnamento al passo con i tempi, l'utilizzo delle tecnologie e la sperimentazione di spazi che facilitino l'apprendimento e sappiano proporre alternative alla classica relazione alunno-docente. È tutto all'interno del progetto della Giunta regionale Tutti a Scuola, fortemente voluto dal presidente Francesco Pigliaru e dall'assessore Claudia Firino per porre un argine alla dispersione e innalzare le competenze dei ragazzi. Nel laboratorio confluiscono ragazzi che non studiavano, perlomeno non andavano bene nelle materie curricolari, mentre invece lì hanno trovato lo spazio e si sono impegnati e hanno prodotto video, avete visto il video del Fab Lab e le stesse stampanti. È un piacere vedere i ragazzi poi contenti di fare queste cose e di divertirsi. E in effetti loro le fanno perché vogliono farle, non perché c'è un'imposizione o c'è una qualsiasi pretesa. All'Istituto Comprensivo di Sestu, visitato dal Presidente della Regione in occasione dell'Open Day, già si realizzano laboratori e progetti che vanno nel senso di fondere gioco e apprendimento, dando valore ai momenti esperienziali, solleticando il dinamismo dei ragazzi e mettendoli a stretto contatto con la tecnologia. Siete una delle scuole più vivaci che abbia mai visto. Qui c'è grande creatività in tutto e ciò che vorremmo per tutte le scuole della Sardegna, ha detto Pigliaru alle piccole giornaliste che lo hanno intervistato. I bambini si sono divertiti a creare delle cose interessanti. Diciamo che il più delle volte cercavano di fare il piccolo, perché questo è stato, come dire, il primo seme di un progetto più grande, nel quale una volta costruite le stampanti iniziano a capire che dice sì, adesso che cosa ne faccio? E quindi da lì si mette in pratica la possibilità di iniziare a capire come funzionano i programmi di modellazione 3D e allora si dà sfogo alla loro fantasia. È il quarto anno di vita per la Fondazione Sardegna Film Commission, a cui è affidato il governo di tutta la filiera cinematografica, dalla ricerca della location ideale per film, documentari e fiction, alla produzione, alla distribuzione delle pellicole, alla formazione delle figure professionali legate al mondo delle immagini. Una particolare attenzione viene riservata alla formazione delle donne che vogliono operare nel settore dell'audiovisivo per equilibrare il rapporto tra i sessi, perché il cinema, anche in Sardegna, è ancora un pianeta troppo maschile. La Film Commission attraverso il cinema sta promuovendo con azioni concrete l'immagine dell'isola e i suoi molteplici aspetti, perché le immagini cinematografiche e televisive con le loro suggestioni portano alla ribalta territori nascosti con grandi benefici per l'economia. Ovviamente ci occupiamo della promozione dei talenti, promozione dei film realizzati, oltre che rilanciare opportunità formative e progetti ancora inediti. Questo è il progetto Heroes, promosso dalla Fondazione Sardegna Film Commission. Attraverso i cortometraggi realizzati da 33 registi sono stati trasmessi messaggi positivi sul risparmio energetico e sulla cultura green. E devo dire che il risultato è stato molto forte, anche perché oltre alla produzione ci siamo occupati dell'animazione di questi progetti, quindi la presentazione nelle scuole, nel territorio, durante i grossi festival internazionali. Proprio adesso a Cannes abbiamo presentato per esempio alcuni degli ultimi prodotti realizzati con grande successo e abbiamo avviato un ragionamento come prima regione italiana insieme ad altri partner europei sulla necessità dei protocolli green per rendere sostenibile proprio il fare cinema e fare audiovisivo. La tempesta ci ha dato la libertà, siamo stati fortunati. È la Film Commission, diretta da Nevina Satta, in questi ultimi mesi ha anche sostenuto i film Era d'estate di Fiorella Infascelli, A Cabadora di Enrico Pau e La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu. Il film dell'Infascelli è appena uscito in sala, è il film importante sull'esperienza di Falcone e Borsellino ad Asinara, che è stata, insieme al film di Cabiddu, è stata un'esperienza di valorizzazione degli immobili dell'Asinara. E poi ha cominciato la sua attività festivaliera il film di Enrico Pau, ambientato qui a Cagliari, a Cabadora. Quello invece è un film dove il nostro intervento è stato soprattutto iniziale e poi di sostegno, diciamo, per la creazione della coproduzione europea. Thank you.